Bellissime donzelle di qualsiasi età, benvenuto in un nuovo appuntamento con 4 chiacchiere col tacco più spese. Oggi è sabato 15 dicembre, dai, mancano ancora 10 giorni a Natale e si inizia molto bene. Ecco, mi spiace, il mio draghetto oggi è impegnato, ma sarà quasi sempre così perché ormai lei ha la sua attività. Quel giorno è stato un puro caso che era insieme a me. Pazienza, dai, mi arrangio come sempre da solo, però diciamo che in casa ci stiamo divertendo molto, ecco. E come ho passato la settimana, diciamo male, 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 perché adesso vi spiego il motivo. E dovevo fare il secondo turno questa settimana, purtroppo domenica scorsa la Luisa si è sentita male, non stava bene. E ha preso il virus influenzale, quello virale nella pancia. Dopo lunedì io credevo stare benissimo, invece ho cominciato i stessi sintomi e per 2 giorni d'inferno sono andato avanti ad andare in bagno e non si può neanche mangiare. Poi lentamente, con la debolezza che uno si trova addosso, sono riuscito ad andare avanti e finalmente adesso posso dire che sono quasi quasi a posto perché ho ancora il stomaco un po' debole, però ho cominciato a mangiare e insomma si tira avanti, ecco. Basta. Spero che non succeda altro perché io ho fatto anche la puntura, ma mi sa che alla fine quelle punture lì servono solo o come palliativi oppure non proteggono tutti i virus. Influenzali che ci sono in giro, però dai, insomma, è andata anche questa volta. Comunque, fuori c'è il sole, fa molto freddo. Stamattina c'erano meno 2, macchie ghiacciate. Gli altri giorni su zero, però adesso col sole che viene su si alza un po' leggermente la temperatura. È tutto della nostra famiglietta, sta andando avanti tranquillamente. Basta, ecco, oggi la regia non ha potuto mettere su la musichetta perché ha di altri lavori da fare, però vi garantisco che adesso stiamo tutti bene e pronti a fare. Io la prossima settimana andrò fuori la notte, poi non so se decideranno di fermarsi per le vacanze natalizie o chissà cosa, vedremo nel futuro, perché sono come Tommaso, finché non vedo la carta fuori io non ci credo. Vecchie esperienze lavorative. Bene, cosa devo dirvi di più? Devo dirvi che, anzi, a parte che mi è arrivato da, non so se ve l'ho detto, no, non ve l'ho detto, ho comprato, perché costa molto di meno, si chiama, non è che Amazon, quell'altra, forma di che compri. Del liquido su eBay, ecco, su eBay, su eBay avevo preso 1 litro di prodotto che serve per macchina diesel e io mi sono tenuto una bottiglietta apposta che avevo presa prima perché a prendere a litri costa molto, in che negozio a prendere quelli da 125 ml. E così quando adesso tra poco dovrò fare il pieno, la riempio così la metto dentro la macchina perché come sapete il gasolio contiene paraffina e col freddo si ghiaccia e dopo la macchina non va più avanti, quindi anche quella è stata una bella compra. E dopo di resto di tanto non ho altro da dirvi, insomma, che oggi ho fatto la spesa MD. Ho soltanto che per disgrazia mi sono dimenticato casa e portafoglio, quindi Luisa è venuta a corsa a portarmelo, quindi ho fatto la mia solita figuraccia. È la prima volta che mi succede in vita mia, comunque succede. Poi sono andato alla Stella Carni e non vi faccio vedere la carne perché è tanta, però più o meno 2 o 3 pezzi, perché certi c'erano le offerte sulla carne, certe me le sono fatte fare perché ho preso dei pezzi grossi, quindi tipo le bracciole costavano 4,20 euro, mi sembra, una roba del genere. E a me, prendendo come si chiama, un filone di bracciole, non so, non mi viene il nome,
mi ha messo 3,90 più e me le ha anche tagliate, quindi è stato un bel affare anche lì. Poi ho preso l'onza di suino, ne ho preso che costava 4,50 kg, quindi ho preso 5 pezzi, ma sono pezzi da 2 kg, quindi dirò prima da metterli via li taglio perché sono grossi 2 kg, cosa ne facciamo una volta? E poi ho preso la carne ragù. Per la carne per fare il ragù, insomma, quello misto, e costava 3 kg, è costato 3,45 kg, quindi sono prezzi abbordati. Dopo ho domandato altri prezzi se mi facevano sconti, no, vabbè, però mi sono fermato lì, ecco. Poi andiamo avanti con la vera e propria spesa. Anzi, devo ringraziare Claudio che mi ha chiamato a dire come stavo. Ne sono felice, ti ringrazio ancora di avermi chiamato, almeno qualcuno pensa a me. Poi basta, andiamo avanti. Allora, ho preso un asciugatutto, e qua sono 6 rotoli a 2 veli e sono 600 strappi in totale, credo che sia, e viene 3,29 euro. Poi ho preso il classico pollo all'astronomia 4,85, poi ho preso le patate, quelle sono ritrovate, quelle con spicchio di rosmarino perché sono più migliori, e vengono 1,39 euro. Poi ho preso il riso che era in offerta, perché questo qua, ho preso il riso Roma, costava 1,49 euro, ho preso il riso arborio e viene 1,09 euro, sempre da Modella, quindi offerta anche questa qua. Poi preso il sale e la lavastoviglie, che sono 2 kg, mi sembra, sì, 2 kg, e costa, scusate, costa 0,69 centesimi. Quindi non è neanche tanto, tanto un 2 kg, così andiamo avanti una vita, insomma. Poi ho preso una scatolina di olive ascolane, perché sennò povera Luisa non poteva vivere, ed era in offerta 1,29 euro. Io invece li salto perché non è ancora, sono giusto, non sono ancora giusto, quindi per non ritornare indietro, che fa male, cerco di mangiare cose che mi fanno meno male. Poi panna. Ho preso 3 barattoli di panna da cucina, 0,59 centesimi, quanto è? 200 ml, 0,59 centesimi. Ho preso in offerta questi qua, i ravioli, vengono 1,49 centesimi in offerta. Questi al salmone, e ho preso al tartufo. Che si trovano le offerte, le provo, perché dopo costano una botta quando non sono più in offerta, quindi va bene così. Ho preso la pancetta affumicata, 0,89 centesimi ai pacchetti, sono 2 pacchetti. Crackers, infatti, i crackers viene 1,19 euro centesimi. Poi ho preso 3 confezioni di latte intero, 0,69 centesimi, e ho preso il brillantante, che come sempre per la lavastoviglie, sempre della Dati 5, vedo che sono buoni, e questo è bello grosso, viene 99 centesimi, e sono mezzo litro, quindi i lati sono più piccoli, costano di più, almeno questo ci faccio più strada. VC, perché ecco, per l'altra volta avevo sbagliato, avete sentito che lui ce la me ne ha dette su perché avevo sbagliato, stavolta ho preso proprio quello, gel scioglie il calcare, disincrostante, quindi quello forte, e viene 1,09 euro. Poi ho preso la maionese, sì, perché stranamente ieri, siccome che è venuta tardi a casa, dopo mangiamo presto, io ho fatto un panino col tonno e ho avuto la maionese, quindi abbiamo quasi finito la maionese, la bambina, eh. E però lei è assidua mangiatrice di ketchup, quindi dobbiamo stare attenti, perché lei col ketchup non ci scherza mica. Stranamente ha avuto la maionese, ho voluto. Boh, andiamo avanti.
L'aglio, sempre dell'aglio dalle mie parti, buonissimo, 0,89 centesimi, è anche costato poco. Poi c'era il purè, anche se lo dico la verità, posso farlo col bimbi, viene fuori meglio, però alla fine, vabbè, per una volta era in offerta, 0,99 centesimi. Cotechino, ho preso due cotechini. Già che là alla carne non erano finiti, perché volevo prendere in offerta anche la, ma erano finiti. Comunque questi, vabbè, questi precotti non sono paragonabili a quelli freschi, ve lo dico subito. Comunque vengono 2,49 euro. Cos'è c'è scritto? Forse pure le mode, 2,49 euro, e ne ho presi due perché già che erano in offerta, e me la sentivo che là non ce ne erano più. Poi un pacco di patate da 2 kg e viene 1,79 euro. Poi la capricciosa, eccola qua, viene 1,49 euro, sempre in offerta, e anche zafferano è in offerta a 1,49 euro. Quest'anno, questa volta, questa spesa, vi garantisco che abbiamo preso parecchia roba in offerta, ecco, anche il disgrassatore, perché non l'ho messo, c'era comunque, c'è lì, se lo trovo, non so, anche latte gassosa, disgrassatore, Marsiglia, 1,59 euro, eccolo qua, questo qua lo metto nell'acqua, lo scioglio nell'acqua ed va benissimo per lavarsi la cucina, ecco. Quindi io qui ho finito, e cosa c'è di nuovo? Ora, loro ti danno, il totale di queste due candele costano 5 euro all'una, però facendo, superando i 25 euro di spesa, te ne davano una e pagavi 1 euro. Devo dire che è stata una bella spesa di tutti questi risparmi, perché ho risparmiato diversi soldi, e io e Luisa siamo contenti di queste candele perché profumano veramente, non so, hanno lo stile della la Wendy Candy lì, no, giusto? Ma è gelsomino questo qua, mi hanno sbagliato a darlo. Allora tu volevi, vabbè, gelsomino questo qua, vabbè, e sentite, mamma mia che forza, questo dura, c'è scritto durata 75 ore, ma gelsomino. E questa qua voleva rosa, e rosa non ci siamo sbagliato, rosa, anche questo sarà durata 75 ore, vediamo. Sì, 75 ore. Così è più delicato il profumo. Ecco qua, e questa è rosa, non so se si nota, ecco. Queste due simili Wanking Candy, non so che marca sono della Stragranz, mai sentita. Comunque è un facsimile perché anche i contenitori sono molto uguali. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, e quindi condividete, scrivete, e fate domande, e diciamo che sì, la nostra vita sia un po', scusate, la nostra vita sia un po' allargata, la nostra famiglia. Per noi, essendo sempre abituati a essere in due, è una bella cosa, perché ci stiamo un po', i nostri orari vanno un po' così, sempre decisi giorno per giorno, però dai, ci fa una bella compagnia quando è a casa e tutto il resto, insomma, viene a sé, ecco, siamo molto contenti, ecco. Bene, quindi termino qui la spesa, spero che il video vi sia piaciuto e ci sentiremo le prossime bellissime donzelle alla prossima puntata. Ciao a tutti!